Grazie Presidente. Noi siamo venuti a conoscenza, Assessora, come sai bene, dell'esistenza di questo progetto grazie a un question time che abbiamo portato in Consiglio Comunale lo scorso maggio, e senza che per un anno l'amministrazione comunale avesse in alcun modo, questa cosa mi dispiace, la tengo a sottolineare, ritenuto opportuno informarci del fatto che aveva partecipato almeno a una riunione in sede regionale sulla progetto di potenziamento della base americana di Camp Darby. Si tratta di un progetto di potenziamento di grandissima consistenza, un collegamento fra la stazione di Tombo e la base americana, un nuovo terminal con altezza di 18 metri, un ponte girevole sul canale dei Navicelli, la costruzione di un ulteriore terminal per il trasporto e garantire la possibilità fino a 2 treni al giorno nei momenti di massimo traffico di armi, per un massimo di traffico fortemente di gran lunga superiore rispetto a quello attuale. Rispetto a questo progetto c'è stata una espressione negativa rispetto alla valutazione di incidenza da parte del parco. Noi lo abbiamo detto chiaramente in tutti questi mesi, siamo assolutamente contrari rispetto a questo progetto, abbiamo fatto tutta una serie di atti ispettivi sia in Consiglio Comunale sia in Consiglio Regionale, ma anche in sede di Parlamento Europeo. E questa interpellanza vogliamo capire a che punto è lo stato dell'arte, visto che grazie anche a un altro question time che abbiamo presentato nell'ultimo Consiglio Comunale è emersa anche una criticità rispetto ad alcune proprietà di aree comunali della provincia che interesserebbero i lavori della base. Quindi con questa interpellanza, Assessore, noi vogliamo capire se l'amministrazione comunale è stata informata sull'avvio o meno dei lavori. Era stato annunciato che sarebbero partiti subito dopo Natale, ma ad oggi, per quanto c'è possibile sapere dalla stampa, di fatto questi lavori non sono partiti, e se si hanno invece notizie di quando è possibile che partano. Come lei stessa ci diceva, l'assessore Ceccarelli in Consiglio regionale ha detto che esistono delle problemi in quanto il progetto ancora non sarebbe stato presentato con tutte quante le integrazioni al parco stesso. E vogliamo chiedere altre cose: se vi sono possibili interferenze fra i lavori di potenziamento della base sul canale e le attività imprenditoriali che si svolgono. E allo stesso tempo, altra cosa che chiediamo è se un ordine del giorno che ha approvato la maggioranza, quindi neanche una richiesta nostra, erano state date tutte le risposte alle osservazioni di carattere ambientale che erano state sollevate dal parco, e se in caso queste risposte sono arrivate e se hanno avuto un esito positivo o negativo. L'ultima questione, che è più di carattere generale, però è una questione di carattere politico di grande rilevanza, cioè se questa amministrazione comunale intende chiedere approfondimenti alla Commissione europea alla luce della risposta che è stata data dalla stessa Commissione parlamentare all'europarlamentare Leonora Forenza rispetto alla possibile violazione della Convenzione di Aarhus. Questo si tratta di un fatto politico di grandissima rilevanza, ovvero se gli enti locali vogliono avere un quadro chiaro rispetto all'applicazione delle norme europee o meno. Visto che questa risposta che abbiamo avuto in Europa da parte della nostra europarlamentare è assolutamente, pone una serie di criticità, noi riteniamo, e questa è la domanda che facciamo, sarebbe importante che questa amministrazione continuasse invece a essere soggetto attivo e non passivo, non ci venisse sempre detto noi siamo stati esclusi dalla possibilità di capire come funziona il progetto sui processi partecipativi, perché invece l'amministrazione una serie di atti li può fare. Quindi queste sono le domande sia sullo stato dell'arte del cantiere, sia sulle osservazioni, sia sulla possibile incidenza o meno, perché se questi lavori devono partire con le attività che sono presenti sul canale, penso che qualcuno da questo punto di vista sarà informato, e poi su eventuali iniziative o meno che questa amministrazione intende prendere. La risposta dell'assessore Zambito. Allora, dunque, io per rispondere a questa interpellanza ovviamente ho dovuto chiedere al parco, perché il parco ha tutta la ha in capo a sé la competenza urbanistica, visto che l'area ricade all'interno del loro confine, e il parco mi risponde che riguarda i lavori in oggetto si ricorda che ad oggi non sono ancora stati avviati e siano in attesa, e siamo, cioè loro, in attesa del progetto di compensazione prescritto con la valutazione di incidenza del progetto stesso realizzata dall'ente parco, che ne ha la competenza sulla base della legge regionale 30 del 2015. Quindi i lavori non potevano essere partiti perché manca questo aspetto fondamentale,
e le risposte alle prescrizioni individuate dall'ente in conferenza dei servizi non sono state ancora prodotte. Per quanto riguarda l'ultima risposta, l'ultima domanda, io chiaramente sono molto interessata ad attivare tutti gli approfondimenti che prevede anche la Commissione europea. Quello che però devo sottolineare ulteriormente è che la competenza sulle scelte urbanistiche e di qualsiasi altro tipo del territorio che rientra all'interno dei confini del parco spetta all'ente parco. Comunque, dal momento che noi facciamo parte della comunità del parco, certamente noi solleciteremo e comunque facciamo quello che ci compete da un punto di vista legislativo, facciamo tutte le pressioni affinché questo, tutti gli approfondimenti possibili e immaginabili vengano effettivamente fatti. Grazie Assessore, ci sono interventi? Onestamente, il progetto che è stato presentato e che deve essere rivisto sulla base delle richieste di prescrizioni che sono emerse dalla conferenza dei servizi, all'interno delle quali non siamo stati mai invitati. Comunque, queste carte sono disponibili online, si possono verificare, io ho chiesto agli uffici di verificarli e anche ieri il comandante della base di Camp Derby è venuto a far visita qua in comune, per la verità quello di Vicenza che è il capo di tutte le basi americane in Italia, e ci è stato assicurato, noi gli abbiamo chiesto conto, che comunque qualsiasi tipo di ristrutturazione o investimento sulla mobilità all'interno della base terrà conto dell'importanza ai fini produttivi per un'intera area del canale e quindi nel contesto della nautica. Ci sono interventi da parte dei consiglieri? Sostanzialmente, mi scusi Presidente, non risultano interferenze al momento sulla base dei progetti presentati. Prego, consigliere Auletta, conclusioni. Allora possiamo concludere con l'intervento del consigliere Auletta. La domanda del consigliere, Ricci non voleva mettere in dubbio la tua serietà, ma voleva a questo punto arrivare a una chiarezza rispetto a una smentita che di fatto avviene rispetto a quanto è uscito sulla stampa semplicemente 3 giorni fa, in cui veniva detto, non era una domanda capziosa, però abbiamo letto tutti sul giornale che invece il 30 di gennaio il parco avrebbe discusso questo parco con le integrazioni, quindi non è che era una domanda capziosa, evidentemente quella notizia apprendiamo e penso che sarà utile, almeno noi ce ne faremo carico, di dire pubblicamente che l'assessore ha smentito il fatto che il 30 il parco abbia discusso del progetto con le prescrizioni. Io prendo atto che da quello che tu hai sentito ieri col parco, il progetto con le prescrizioni non è stato presentato. Poi cosa discuterà il parco? Prendo atto della tua, quindi l'hai detto, questa cosa mi sembra, non ho motivo di non credere a ciò che dici, mi sembra una notizia importante perché invece avevamo letto sulla stampa tutt'altro, che il parco si sarebbe spesso il 30 su questo. Quindi questo è un primo elemento. Sul fatto politico ricordavi la visita di ieri, il problema è esattamente questo, cioè che nella visita di ieri forse l'unica cosa che andava detto al comandante della base americana di Camp Derby era la contrarietà rispetto a questo progetto di potenziamento e l'indisponibilità delle nostre aree
di proprietà comunale perché siano utilizzate per questo progetto. Il problema è l'assessora parla del parco di San Rossore come se fosse territorio americano su cui noi non abbiamo sovranità. Cioè, questa cosa degli approfondimenti doveva essere un vostro interesse un anno fa a farli, e altrettanto io lo voglio dire, non è che devi andare alla comunità del parco per chiedere degli approfondimenti sul rispetto della convenzione di Aarhus o della direttiva Habitat. Su questo gli enti locali autonomamente possono intraprendere, se voglio, tutte le loro iniziative chiedendo il supporto agli altri enti locali e al parco. Ma qui si tratta di questioni di carattere fondamentale. Cioè, mi sembra evidente che questa giunta e questa maggioranza, come dire, subiscono passivamente questo progetto di potenziamenti, in qualche modo lo avallano. Questo è quello che emerge da quello che dice l'assessore. Non vedo, non sento, non parlo. Queste qui sono le tre cose fondamentali che ci ha detto oggi l'assessore Zambito. Non ci hanno tenuto informati, non ci hanno detto nulla, ma non faccio neanche niente per sapere, e non faccio neanche niente di quello che posso sapere, perché aggiungo, questi approfondimenti in Commissione Europea, se tu dici che siete sempre interessati a farli, perché non li avete fatti? Noi, come dire, il nostro gruppo, che è un piccolo gruppo all'opposizione, sia in Consiglio Comunale sia in sede di Europarlamento, ha riuscito a evidenziare queste criticità. Forse, come dire, un'amministrazione, un partito che ha una rappresentanza ben più ampia della nostra, sarebbe stato doveroso che venisse fatto. Per cui io, come dire, non sono soddisfatto della risposta dal punto di vista politico, perché mi sembra questo atteggiamento che assolutamente ci sia un avallo completo rispetto a quello che sta avvenendo. Io non so se vi rendete conto di quello di cui stiamo parlando di un treno che esce, di un treno che entra, di carico di armi sul nostro territorio. Nulla a che vedere con la sicurezza dei cittadini. Non esiste un piano per la sicurezza che è stato presentato, non esiste, tra l'altro il parco si è espresso anche negativamente rispetto alla valutazione di incidenza, ma sappiamo bene che anche su questo il governo ha scelto come opera di sicurezza nazionale, quindi ha bypassato quella che è l'iter normale, quindi anche la valutazione di incidenza del parco non può bloccare quest'opera. Allora io credo che la politica si debba mettere di mezzo, la scelta che voi fate è tutt'altra, e su questo mi dispiace, si gioca un pezzo della discussione sul futuro della città, se noi vogliamo una città di pace o una città di guerra. Il potenziamento di Camp Darby oggi significa individuare il nostro territorio come uno strumento di morte e di guerra, oltre che essere pericoloso per tutti i cittadini. Io non so se vi rendete conto cosa significa il potenziamento logistico di Camp Darby che si prevede, milioni e milioni di dollari che verranno buttati su questa base. L'assessore mi dice siamo interessati, però vediamo cosa ci dicono la comunità del parco, se per caso sono disponibili a fare degli approfondimenti. Io, come dire, credo che questa risposta sia molto preoccupante da parte della Giunta sul disinteresse da un lato nei fatti rispetto alla politica e sulla complicità rispetto a questo progetto. Se voi pensate, spiegatelo ai cittadini come li mettete in sicurezza avanti e indietro sui treni carichi di armi da Pisa a Livorno, stabilmente ogni giorno. È questo, come dire, il ruolo che dovrebbe avere il nostro Paese nello scenario internazionale? E questo, come dire, il ruolo che dovrebbe avere la città di Pisa? Questi sono i 15 anni dalla manifestazione mondiale contro la guerra che fu fatta nel 2003, in cui il movimento pacifista fu definita la seconda superpotenza mondiale. A distanza di 15 anni noi invece ci troviamo con il nostro territorio diventa l'avanguardia, la punta di diamante, il trampolino rispetto agli scenari internazionali, anche perché vi ricordo che queste armi poi vengono utilizzate sugli scenari di guerra e vanno a ammazzare un sacco di persone. Allora, io credo che il nostro territorio non debba essere assolutamente disponibile, nessun centimetro quadrato del nostro territorio, per cui io credo che veramente andarsi a trincerare rispetto alle competenze sia, come dire, un atteggiamento ridicolo, lo dico assessora, dal punto di vista politico e irresponsabile. Noi faremo ulteriori approfondimenti, chiederemo un approfondimento anche in commissione, perché grazie, questo fatidico progetto con le prescrizioni lo vogliamo vedere, e che sia almeno la maggioranza abbia un interesse a che quelle prescrizioni siano rispettate.